La prima selezione la si subiva non appena scesi dai carri bestiame, quella era la prima selezione. Si arrivava in campo, quindi ci si era salvati, almeno fino a quel momento, e si veniva denudati, rapati. Sulla testa, dei capelli, tolti i peli attorno, sotto le braccia, attorno al pene, e quindi immessi nei comandi di lavoro, subito dopo essere stati tatuati. Il tatuaggio corrispondeva praticamente a nome e cognome, e il numero che era tatuato sul nostro braccio sinistro, che è tatuato sul nostro braccio sinistro, aveva in quel momento, ci davano in consegna una strisciolina di tela bianca con su impresso lo stesso numero e con accanto un triangolo giallo, l'emblema del prigioniero ebreo di religione. Cambiavano i colori a seconda de. Sì, infatti nel campo non c'erano soltanto gli ebrei, nel campo c'erano ebrei, russi, zingari, omosessuali, l'agglomerato, diciamo, concentrazionario era composto da politici col triangolo rosso, ebrei col triangolo giallo, da delinquenti comuni, triangolo verde, e criminali col triangolo nero. I triangoli neri erano quelli che i nazisti definivano esseri non meritevoli di vivere, ma comunque delegati ad avere possibilità di vita e di morte su migliaia di esseri umani. I russi, si potevano distinguere, erano tutti considerati russi, erano russi, certo, ma c'erano quelli che stavano nel campo perché catturati come civili o come contestatori o non so perché, altro, e militari. Soldati dell'esercito sovietico che erano stati catturati, prigionieri Prigionieri di guerra. di guerra, ma a differenza degli altri prigionieri di guerra venivano portati In un campo di sterminio. nei campi di sterminio. Tant'è vero che questi ultimi erano dai nazisti ritenuti tra i più pericolosi, e infatti loro erano contrassegnati da una strass larga tre dita, una striscia di rasatura ulteriore, larga poco più di, o forse poco meno di tre dita di una mano, che partiva dalla fronte e terminava alla nuca, e da un disco rosso cucito sul retro della casacca, quale simbolo e significato centro da colpire. Bersaglio proprio. Sì, i politici pure, ecco, i politici non erano tutti veri e propri politici, tutti coloro che in una qualche misura si erano macchiati di un qualsiasi reato ritenuto politico dai nazisti, venivano contrassegnati con il triangolo rosso. I politici,
i veri politici erano molto meno. Erano quelli che, bisogna dire la verità, data la loro idealità politica comune, riuscivano meglio ad organizzarsi, a sostenere, come dire, a sostenere la propria identità. Erano quelli che riuscivano meglio a conservarsi, anche perché, diciamolo, per loro non c'era la selezione, le selezioni da sopportare, così come anche per i russi non c'erano le selezioni. Comunque i politici subivano sevizie a non finire, lavori duri, e la mortalità li colpiva abbastanza duramente. Così anche per i russi, per loro non c'era la possibilità di essere selezionati, possibilità negativa. Certo. Ma per loro incombeva il terrore delle fucilazioni di massa, fosse profonde, sull'orlo della buca, sparatoria, cadevano dentro, buttavano sopra i corpi legna o quant'altro e poi altri morti giù, fino a riempire questa fossa e quindi poi il fuoco. Io mi sento dire molto spesso che sono strano. E forse lo sono. La mia vita a Birkenau è stata distrutta. A distanza di oltre 50 anni da quegli atroci avvenimenti, io non sono stato capace non sono riuscito a reinserirmi appieno nella società civile. Io sono sempre dentro quel campo maledetto. Senti, poi non sono mai uscito di lì.